Due tragedie che hanno sconvolto l'Abruzzo, in particolare le comunità di Montesilvano, Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, dove i sindaci Ottavio De Martinis, Antonella Buffone e Carlo Rossi hanno proclamato il lutto cittadino. Nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla 14 all'altezza di Grotta a Mare, nelle Marche, sono morti Andrea Silvestrone, avvocato e noto atleta paralimpico di tennis, i figli Nicole di 14 anni e Brando di 8. Non ce l'ha fatta neppure la loro cagnolina Vamos. Il terzo figlio, Diego, è ricoverato in ospedale ad Ancona. Il 49enne era alla guida di una Citroën C4 Picasso, quando l'auto all'interno della galleria Castello ha toccato il cordolo sulla destra schiantandosi contro un tir che arrivava dalla direzione opposta. Il tratto è interessato da un cantiere con doppio senso di marcia e nello stesso punto, il 15 gennaio scorso, si era già verificato un altro incidente mortale. Sulla ex superstrada dell'Iri, soprannominata più volte la superstrada della morte, all'alba di ieri hanno perso la vita in uno scontro frontale tra furgoni i fratelli Massimo ed Emanuele Nicoletti, di 41 e 26 anni. Erano a bordo del loro Fiat Doblò e come ogni giorno stavano andando a lavorare a Sora, nell'azienda edile di proprietà dello zio, quando è avvenuto l'impatto sul rettilineo di località Le Compre, dopo l'uscita di Balsorano, al chilometro 40 in territorio di Sora, in provincia di Frosinone. Il fratello maggiore lascia moglie e un bimbo piccolo. Anche i due feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, erano diretti sul posto di lavoro a Civitella Roveto, dove gestiscono un'attività commerciale. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica di Cassino. Si susseguono i messaggi di cordoglio, ma anche gli appelli, perché i dati riguardanti le vittime sulle strade sono allarmanti e, secondo le stime ACI, ISTAT, in Italia torna ad aumentare in maniera significativa la mortalità stradale.